Trovate al terzo incontro della sera, incontri personaggi vestiti del cinema Crema, promossa e organizzata dal Centro di Ricerca Alfredo Renozzi, poi abbiamo qua il presidente del Monodasti e diversi volontari e persone che aiutano l'associazione ad andare avanti. E grazie a voi per essere venuti, è il terzo incontro dove andiamo a scoprire quello che è il mestiere dell'attore con Pippo Crotti. E appunto abbiamo ricercato un po', abbiamo scoperto di avere diversi artisti del teatro, del cinema che appunto riguardano questa rassegna. Uno di questi è Pippo e stasera con un altro attore che è Giancarlo Molaschi, che artista cremasco che ci racconterà appunto la sua esperienza, ma questa piccola introduzione per spiegargli la rassegna che vuole appunto portare a conoscenza così delle mestieri e delle persone che forse conoscono più fuori Crema, di fuori cremasco. E quindi cerchiamo appunto di fare questa iniziativa per portare un attimino alla luce per chi già non lo sapesse, e vorrei ringraziare anche persone di teatro che ci dà questo spazio, che appunto è interessato per questa rassegna, e anche la Film Commission che da qualche mese collabora con il Centro Garnazzi, collabora con la Film Commission, e di cui magari forse ne avete sentito parlare. Ma adesso non rubo troppo tempo, non sono bravo nelle introduzioni, infatti c'è qua Giancarlo che parlerà molto meglio di me. Buonasera. Grazie, buonasera, bentrovati a tutti davvero. Ci sono serie dove uno presenta perché è suo dovere, ci sono serie dove uno fa il presentatore perché così aiuta a migliorare il mondo. Ci sono sere come questa dove ci sono belle persone da intervistare, è davvero una gradita sorpresa per noi, che Pippo Crotti, sapete già, l'hanno già presentato, è qua accanto a me e io non perderò altro tempo. Intanto gli chiedo, Pippo, il nome è quello vero? No, mi chiamo Filippo. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto Gabriele per avermi invitato di essere qui e grazie a tutti voi per essere venuti. Mi chiamo Filippo Crotti, mi chiamo. Molto meglio. Come molto meglio? No? C'era un ufficio stampa che mi disse qualche anno fa, perché non ti chiami Filippo? E io ho detto no, mi chiamo Pippo. E perché sai, perché mi ricordo che Arnold Schwarzenegger in America, quando arrivò in America, mi dissero cambia nome Schwarzenegger, è troppo difficile. E lui disse, no, devo Schwarzenegger, è diventato quello che è diventato. Allora, già per cremasco, e nessuno che nasce nel cremasco ha speranza di diventare celebri, dal cremasco come hai fatto tu a farcela? Ci puoi raccontare almeno gli inizi? Inizi faticosi nelle terre, nella pianura padana. Io vengo da, ho vissuto tanti anni in un'azienda agricola a Soncino, poi mi sono trasferito in metropoli a Romanengo e papà veterinario, mia mamma casalinga, ovviamente nel mondo dello spettacolo non avevamo assolutamente nulla, nessun conoscenza, nessun parente, niente, però io avevo questa cosa che mi piaceva fare, avevo due fratelli che facevano piano bar qui nel cremasco e sono cominciato a girare con loro e nei loro intermezzi musicali io facevo dei pezzi comici, anche non originali, però facevo dei pezzi comici. La cosa funzionava e da lì ho cominciato a crederci di più, ho avuto la fortuna che i miei comunque mi hanno supportato in questo, non è stato facile perché comunque arrivi da un piccolo paesino nel nord dove comunque
c'è molta concretezza, capito? Si sogna poco. Io invece ci ho creduto e sono partito a 19 anni per l'America, sono andato a studiare inglese, sono stato all'atto studio, da lì è iniziato tutto. Cioè, non è stato assolutamente facile, perché comunque siamo in una terra dove, soprattutto 15-20 anni fa, anche prima ovviamente, sia la possibilità di sognare poca, soprattutto nel mondo artistico, però io ci ho creduto, sono stato gnocco e ce l'ho fatta, ce la sto facendo. Per la situazione inutile, ce l'hai fatta, ma tu sei andato a Los Angeles, al tuo studio, sapevi l'inglese, per cui eri facilitato. E perché poi Los Angeles e non New York? No, io non sapevo l'inglese, sono partito, sono andato a studiare l'inglese perché i miei genitori mi hanno detto: perché non vai a studiare l'inglese a Londra, che è qualcosa in più che ti potrà servire per il futuro. E io ho detto: ma perché Londra? Vorrei andare a Los Angeles. Perché Los Angeles? Perché comunque fa caldo, c'è Hollywood, ribadisco il fatto del sognatore. E quindi ho deciso di andare lì, ho studiato i primi 6 mesi, 4 mesi inglese, dopo comunque quando vivi in America, in Inghilterra per così tanti mesi e non sei circondato da italiani, impari velocemente l'inglese. Ho imparato abbastanza velocemente, sono entrato nell'altro studio e poi lì è stato tutto un po' più semplice. Tu lo metti giù così, ma secondo me non è così semplice. Intanto io ho visto una sua intervista su YouTube, forse, dove lui dice: sì, sono andato, in effetti prima ho dovuto imparare l'inglese prima di passare all'altro studio, e mi sono reso conto che era difficile, ma dopo un mese e mezzo che sei lì da solo e sei costretto a parlare inglese perché non sei accanto agli italiani, un giorno ti svegli e sai l'inglese, è andata così. E prima ti ho chiesto perché l'altro studio di Los Angeles e non quello più prestigioso di New York? Perché io non pensavo al prestigio tecnico del livello recitativo, che il Drama School di New York è molto più tecnico, diventi un attore più bravo. Io pensavo a diventare una star di Hollywood, o meglio, non pensavo di diventare una star di Hollywood, però volevo respirare quell'aria, capito? Quindi a 20 anni non stai a pensare forse è meglio che vada in Los Angeles, comunque mi ha portato tanta fortuna. Poi comunque la scuola d'arte studio di Los Angeles è comunque molto valido, ti insegna tante cose, oltre alla recitazione ti insegna anche a saperti gestire come attore, incontri ogni mese, vengono attori importanti a farti gli incontri, Meryl Streep, De Niro, quindi comunque è un po' di tecnica un po' più carente di quello di New York, però è comunque importante. Ricordiamo a chi non sapesse che comunque Pippo Crotti è classe 1978, ha un sacco di cose da raccontarci stasera, però è abbastanza giovane, infatti forse Hollywood Los Angeles è stato un inizio magari non previsto di quello che poi è sfociato nel cinema, le tue esperienze nel cinema e in TV. Esatto, ad esempio quando ero in America ho scoperto il Cirque du Soleil a Las Vegas, andavo a Las Vegas, ero allo spettacolo del Cirque du Soleil e dicevo: ma ammazza, questi sono veramente dei fenomeni, grandi cose. Dopo qualche anno non faccio parte di quello, no? Quindi è stato proprio, mi ha aperto la mente artisticamente e anche umanamente sicuramente. L'America mi ha servito molto anche per quello, mi ha aperto veramente molto la mente artisticamente. Quando sono tornato in Italia c'era proprio una differenza di attori, giovani attori, io notavo proprio una differenza di apertura mentale tra me e gli attori, i giovani attori italiani. O parlo dei giovani cabarettisti, perché anche io sono nato come attore comico, come cabarettista, e quindi devo dire che mi è servito veramente tanto. Perché poi lui è bravo, ma come vedete se la tira. Adesso tireremo fuori anche questa sua corda, Le Cirque du Soleil. Adesso lui l'ha fatta passare come una cosa che può capitare a tutti, ma vorrei che tu ci raccontassi com'è andata la storia del provino. Intanto come hanno fatto a chiamarti, perché hanno chiamato te e non Gabriele o la mia amica Silvia,
E poi come funziona il provino lì con loro? Beh, l'ha chiamato voi perché magari ci avete creduto poco. Io, nonostante fossero così grandi, però ho deciso di mandare il mio materiale loro. Loro visionano tutto e dopo aver visto anche dei video miei su YouTube mi hanno invitato a Barcellona a fare il provino. E anche andare a Barcellona non era semplice, vieni a Barcellona, io ho detto non vado a Barcellona, il provino del Cirque du Soleil dura 2 giorni. Ma parla loro, che problema c'è? No, non parla loro, il provino non paga loro. Quindi loro ti dicono, noi, a noi piacerebbe vederti dal vivo, sappiamo che adesso a Milano non veniamo, in Italia non veniamo, e se vuoi venire a Barcellona saremo felicissimi di vederti, di visionarti, però tieni presente che dopo la prima scrematura, cioè dopo 2 ore potremo mandarti via. Quindi se vuoi aspetti qualche anno quando veniamo in Italia. Quindi loro te lo dicono subito. E quindi lì mi ricordo Meryl Streep una volta ci disse il vero talento sta nella scelta, sta nelle scelte, no? E quindi lì è stata una scelta che faccio, vado o non vado, devo spendere dei soldi per andare a Barcellona o no. E poi anche lì devo dire che i miei genitori mi hanno supportato, mi hanno detto ma sì, vai a farti un weekend con la tua fidanzata e magari ti va bene, io ho detto, non mi andrà bene, però mi piaceva fare l'esperienza del provino con loro. Ma neanche provarci, fare proprio l'esperienza del provino, perché sapevo che non mi avrebbero mai preso. Vado lì, mi presento lunedì mattina, mi ricordo, c'erano un centinaio di attori, comici, clown da tutto il mondo, e io avevo il numero 39. Cominciamo a fare i numeri, prima scrematura, ne mandano via 80, ne tengono 20 e loro dicono, noi chiamiamo chi rimane. Però io non l'ho capito, io credevo che loro fosse il contrario, e infatti mi stavo andando. Ma dove vai? Vabbè, rimando e passo la prima scrematura, la seconda, la terza. Io avevo preso con la mia fidanzata il biglietto aereo per il giorno dopo, perché ho detto tanto non mi prenderanno mai. E invece alla fine mi hanno detto ok, devi tornare, gli ultimi tre, ma devi tornare anche domani. Io, ma come devo tornare domani? Ho preso il biglietto aereo. Come hai fatto? No, fortunatamente il biglietto aereo era un pomeriggio tardi, quindi ce l'ho fatta. Però sarei partito comunque e quindi è stato un provino pazzesco, 2 giorni dove ti fanno fare qualsiasi cosa. Però la cosa fondamentale per me che ha fatto scoccare il tutto è stato anche lì, è stato il talento, è stato nelle scelte. Io ho fatto la scelta giusta durante una scrematura. Loro chiedevano adesso fateci ridere con una parte del corpo, e quindi noi tutti a pensare che facciamo? Io ero uno degli ultimi, fortunatamente, potevo pensare tutto più tempo, però questi clown pazzeschi, uno con il dito faceva cose incredibili, quell'altro con la testa, quell'altro con la gamba, e io mi dicevo, ma io cosa faccio? Cioè, non mi veniva niente. Allora lì è scattata la scelta, ho detto, o mi va bene e divento un idolo, o mi mandano via a calci da sedere. Allora cosa ho fatto? Sono andato avanti alla commissione casting, mi sono girato di spalle, ho tirato giù i pantaloni, mi sono messo un po' col garotta, però vabbè, le mutande a mo' di tanga, e ho cominciato a parlare con le chiappe, cioè muovendo la chiappa facevo una voce e controllato. Hey, how are you? Good, and you? Hey! E questi ridevano come dei pazzi. C'erano gli altri clown, i miei amici, che erano... Ma cosa sta facendo quello? Cioè, si sta suicidando, cavolo. E la commissione piegata dalle risate. Alla fine di tutti, questi hanno detto, noi vi abbiamo chiesto di farci ridere con una parte del corpo. È normale che noi siamo persone, non faremo mai parlare Pippo Crotti con le chiappe, non mi sembra a caso. Però Pippo ci ha fatto ridere con una parte del corpo.
e noi chiedevamo quello. Voi avete fatto tutti dei numeri pazzeschi, ma nessuno di voi ci ha fatto ridere, mentre lui ci ha fatto ridere. Quindi fondamentalmente la mia pazzia, il mio, non lo so, a loro è piaciuto talmente tanto che quella mi ha fatto proprio scoccare. Questo ragazzo qui è fuori di me, non mi sento. Fermiamolo qui, io il prossimo numero non so cosa potrà fare. Noi non ti chiederemo di replicare questa cosa questa sera. Perché no, non ho controllato. Non ho le chiappe in forma. Mentre invece mi piacerebbe chiederti, prova il punto, c'è questa vittoria di arrivare al provino, di passarlo, ma adesso comincia davvero difficile. Tu dovevi lavorare con una sera di soleil. Cosa vuol dire lavorare per una compagnia di giro simile? E che ruolo avevi? Beh, dopo quel provino mi hanno chiamato, il regista del mio spettacolo si chiama Roberto Page e mi ha voluto vedere una settimana a Montreal con lui e il mio partner, il tuo partner in Canada, sì. Sono andato là e quindi mi ha preso per il suo spettacolo e è cominciata la creazione dello spettacolo. Lo spettacolo del Cirque du Soleil, la creazione dello spettacolo del Cirque du Soleil dura 8 mesi. 8 mesi di creazione dove fai qualsiasi cosa, fai dei numeri che poi magari dopo 2 mesi prepari un numero che dopo 2 mesi magari te lo tolgono perché non va bene, hai cambiato idea, eccetera, e hai un'ansia pazzesca perché il grande capo del Cirque du Soleil per te. Ogni 3 mesi veniva a vedere cosa stavano combinando e se non gli piaceva ti mandava a casa proprio, anche se avevi il contratto firmato, eccetera. Quindi dopo tanto e comunque, cioè, magari fai un numero e cerchi tutti i modi di fare bene e poi magari ti mandano via. Quindi hai una pressione incredibile. Loro ti trattano benissimo, ti vogliono bene, però se non gli va più bene ti mandano a casa. E quindi la pressione di quegli 8 mesi è stata incredibile. Poi la sfortuna di noi, io ero il protagonista comico dello spettacolo. E il problema per i comici, per i clown, con il Cirque du Soleil è che tu devi far ridere, però non ti danno un pubblico con cui puoi provare. Quindi tu credi che quello potrebbe far ridere. E poi devi anche ricordarti che devi far ridere in tutto il mondo, perché gira il mondo. Io poi avevo un microfono, riuscivo a parlare, quando ero in Canada francofono parlavo francese, inglese, in Giappone ti danno le battute in giapponese. Io ero uno dei pochi clown sia di solito a parlare proprio, a fare battute proprio di parola, oltre che ovviamente essere molto fisiche e tutto. Però era fondamentale che tu, io magari provavo una cosa, ho provato una cosa per 8 mesi che secondo me funzionava, poi andavo sul palco la prima sera e vedevo che quella cosa non dovevo togliere. Quindi la creazione, la difficoltà è stata proprio quella. Io ho fatto più di 1500 repliche e comincio ad avere una sicurezza artistica dopo la 500esima, capito? Dopo un anno e mezzo comincio a capire bene cosa funziona. Dopo mille repliche raggiungi la perfezione artistica, perché le hai provate talmente tutte che tieni solo quelle che funzionano. Quindi io ormai avevo la certezza che comunque la gente ridesse o comunque andasse, no? Anche se in ogni città, ogni paese, America, Canada, Olanda, Inghilterra, Nuova Zelanda, c'è sempre una settimana dove devi comunque capire il pubblico, perché c'è una cultura comica diversa, un senso dello humor diverso, quindi non è proprio semplice. Mi ricordo che a Londra, no, noi ci siamo esibiti alla Royal Albert Hall, 6.000 persone, e la prima sera c'era Bono, c'era veramente chiunque, il sindaco di Londra, veramente chiunque. E vado su carico, sicuro di me, perché venivo dall'America, dopo non avevo fatto ridere per tante repliche, c'era la stampa, chiunque, e vado sul palco, prima battuta a gelo, seconda battuta a gelo, è stato tutto uno spettacolo di gelo, è stato terrificante. Poi per un comico fare una battuta, non ridono, è veramente, ti gela il sangue, è veramente dura, perché loro non ti capiscono, tu non capisci cosa non va, e quindi ti sale l'ansia. Fortunatamente avevo l'esperienza tale da velocizzare il ritmo, tu ti velocizzi, vai
hai un po' di ritmo, te ne esci, così cerchi di non farti, vai sul palco ma cerchi di non farti vedere, no? Perché più cerchi di farli ridere, più loro non rideranno, quindi devi essere low profile, capito? Come dire, non sono qui per farli ridere, sono qui per fare il mio numero, però non c'è bisogno che ridiate, capito? Se io invece spingevo la risata, quelli proprio, non so come l'hanno fatto, il giorno dopo sono tutti i giornali più importanti di Londra, il Guardian, l'Independent, il Telegraph, Pippo Crotti, il clown terribile, non fa ridere, ma hanno massacrato completamente. Vanno completamente massacrato, quindi di un po' psicologicamente ti abbatti, il Cirque du Soleil lo sa, che tu vai in Inghilterra, loro lo sanno, è successo tanti anni, che comunque le prime del Cirque du Soleil a Londra sono sempre difficili, perché comunque vai in un mondo completamente diverso, nel senso che lo humor è completamente diverso. E a me sono bastati 2 o 3 spettacoli per poi prendermi il pubblico, capito? Però all'inizio sfortunatamente la stampa veniva solo alle prime, e quella prima così sfortunatamente è andata male, però se leggi i giornali inglesi, poi quando i giornalisti sono bravissimi, perché quando c'è da farti i complimenti scrivevano il clown italiano, quando dovevano massacrarti Pippo Crotti erano gentilissimi. Secondo me non è per rubarti il microfono, ma questo episodio che racconti, vedi in secondo piano, se non addirittura inesistente, la figura del regista. Ma è il regista che casomai ti dice guarda, non sei andato bene, invece da come la racconti, a parte che la sensazione, noi che siamo di Crema, si dice che il pubblico di Crema è freddo, e abbiamo sentito invece che a Londra c'è un gelo maggiore, ma il regista non aveva, o la regista non aveva un ruolo in tutto ciò, non toccava questa figura correggente subito? Beh, allora, il regista Rodaglio Palace ha lavorato con noi gli 8 mesi della creazione più la città di Montreal, quindi vede, però non è che sì, ti può a un comico, può andare a dirgli qui fai così, però devi sentirtelo, capito? Devi veramente tirare fuori la tua creatività e cercare di far ridere. Lui in turno non ci seguiva, avevamo un direttore artistico, però sono tutti direttori artistici che non è che hanno la conoscenza di venire a dirti qui fai questa battuta, qui non devi essere tu. Infatti a me è bastato, sono passati 2 giorni. Io alla fine, dopo i 1000 spettacoli, dicevo ai miei compagni, guardate, adesso vado sul palco, faccio vedere solo gli uomini, adesso oggi faccio vedere solo le donne, guardate che adesso faccio vedere solo i bambini. E io riuscivo, perché ormai avevo capito, studiato il pubblico dagli occhi, dai movimenti. Ma non perché fossi un fenomeno, perché la fai talmente tante volte, 10 spettacoli a settimana, sono 355 spettacoli l'anno, quindi chiunque se fa una cosa tanto poi diventa bravo, fai, suona una canzone, poi ci vediamo tra un anno e la suonerà benissimo, capito? Quindi raggiungi quello, quindi non c'era bisogno che un regista venisse da me a dirmi fai quello, l'aveva già fatto in creazione, era abbastanza. A me servivano 2 o 3 spettacoli per capire il pubblico. Gli sfortunati che venivano prima di 2 spettacoli non ridevano perché dovevo studiare. Interessantissimo. Adesso quello che volevo sapere, il circo si muove in carrozzoni, giusto? Immagino con 2 quadrupedi che guidano. Voi come vi muovevate? Quanti eravate? Che disciplina c'era? Noi eravamo 125, 53 artisti, poi gli altri della crew, della troupe, tecnici, eccetera. E anche noi eravamo dei carrozzoni, comunque noi giravamo in tendone. A parte Londra, che abbiamo lavorato la Royal Albert Hall, in giro per il mondo avevamo un tendone con 2600 posti di pubblico. Tutte le sere, sold out, tipo immaginare la pressione che comunque hai facendo 10 spettacoli a settimana davanti a 2600 persone a serata, e non puoi mai scendere di energia, perché comunque la gente paga tanto per venire a vedere il Cirque du Soleil e si aspetta tanto. Quindi se tu la domenica sei stanco perché poi lunedì ti riposi, però devi dare comunque, devi dare il massimo, perché comunque loro pagano, loro la prima volta che lo vedono lo spettacolo vogliono essere felici. Noi vivevamo negli appartamenti, ci davano degli appartamenti, avevi
Io avevo con me moglie e figlio, perché loro ti danno la possibilità di portare la famiglia con te, perché loro dicono se l'artista sta bene, lavora bene, non si accorge che fa 10 spettacoli a settimana. C'erano 3 insegnanti che ci seguivano e facevano studiare i bambini dai 5 anni in su, una scuola legalmente riconosciuta dal Canada, c'erano questi insegnanti che ci seguivano e c'era la scuola per o gli artisti minorenni o i figli degli artisti. E vivevamo negli appartamenti. Io, avendo famiglia, avevo un appartamento da solo, poi oppure chi era solo o conviveva con un altro artista oppure stava in albergo, dipende dalla scelta di un artista. Avevamo una cucina dove mangiavamo, c'era qualsiasi più, perché comunque 53 artisti da 17 paesi diversi in giro del mondo, quindi anche culturalmente, cioè a volte inizialmente arrivi, ci sono gli europei e i sudamericani che sono gli italiani, i brasiliani, sono tutti così, invece i cinesi sono più discreti, più stare attenti, e magari fai battute un po' sconce, dici parolacce, e magari il russo non le percepisce, si arrabbia. Quindi i primi mesi è stato difficile, anche perché dovevi capire la cultura di tutti, avere rispetto di ogni cultura. Infatti da mangiare c'era mangiare per i cinesi che non mangiano magari quello e quell'altro. È una macchina pazzesca che funziona ovviamente benissimo. C'è 25 produzioni in giro per il mondo, di Cirque du Soleil. Ancora una cosa sulle Cirque, poi passiamo ad altro, ma mi incuriosiva. Proprio a proposito di mangiare, prima a cena mi raccontavi del tuo ruolo, che era così particolare, per cui lui non poteva né ingrassare né dimagrire. E per questo immagino ci fosse una dieta di mezzo. E perché non potevi né ingrassare né dimagrire? E chi ti controlla? No, io avevo una sorta di contratto che non potevo superare i 50 kg, perché avevo il mio personaggio doveva essere molto magro e dovevo fare un numero sugli anelli. Perché in questo numero mi toglievo la camicia, rimanevo solo con gli slippini gialli, quindi proprio fisicamente mi si vedeva e dovevo fare solo togliermi la camicia e dovevo far ridere solo per quello. Però dovevo essere anche forte perché dovevo andare a fare questo numero sugli anelli e quindi avevo degli esercizi da fare che poi non facevo. Però dovevo fare degli esercizi particolari per non ingrandirmi muscoli, però per essere forte. Per quanto riguarda la dieta, io mangiavo a casa, mia moglie mi cucinava alla fine perché ho sempre mangiato poco, non mi piaceva tanto la cucina, ma grazie di lei. Però sì, non è che ci fosse qualcuno che ti controllava, però se vedeva che aumentavi 2 kg un mese o diminuivi di uno, cominciavano a dire che succede, cosa stai mangiando, cosa non mangi, eccetera. Poi, se tu, come facevo io, che mi allenavo poco, facevo poco, se ti infortuni, e allora sei finito, perché loro ti dicono dovevi scaldarti prima, dovevi fare questo, e lì ti mettono sotto loro e ti controllano. Quindi se tu ti fai male, vuol dire che non ti sei allenato bene, e quindi ti mettono sotto loro, e se ti mettono sotto loro è finita. Già vivi lì dentro 10 ore, 12 ore al giorno, se in più devi fare pure gli esercizi che ti dicono, diventano 15 le ore che vivi lì dentro, capito? Mi interessa sapere, perché penso che c'è qualche attore qui in sala che ti sta ascoltando. Come ti è servita l'esperienza all'Actor Studio di Hollywood e la tua, diciamo, che era una gavetta, comunque lo studio del tuo personaggio, la tua esperienza comica, come l'hai portata a Cirque du Soleil e come ti è servita? Ma questo non lo so, non c'è proprio una tecnica che ho portato al Cirque du Soleil. Credo che l'Hollywood Actor Studio mi abbia formato artisticamente e a livello, credo, con una mentalità internazionale, cosa che magari qui in Italia ci si impronta più su determinate cose che invece dovrebbero avere un'apertura mentale maggiore. Però non lo so, io credo che sia stata anche tanta
tanta conoscenza, vedere tanti spettacoli, vedere tanti altri attori, rubare qualcosa, vedere, quello mi ha aiutato molto. Gabriele è più affascinato dalla tecnica, io dal gossip. Si dice che durante l'esperienza delle serie di Soleil tu abbia conosciuto un cremasco, uno dei pochi noti, Piero Valsecchi, e mi piace pensare tanto che vi siate parlati in dialetto. Da lì è nato molto altro, o sbaglio? Io con le serie di Soleil ho conosciuto Beppe Serenini a Boston. Lui era a Boston, mi contatta, mi dice: sono a Boston, ricordo che era sotto elezioni Mitt Romney e Obama, e mi ha fatto un pezzo sul Corriere e ha fatto un pezzo, una trasmissione sulla Sette, dove parlava di me, se sono un italiano, se sono eccetera eccetera. E poi a New York, dopo un paio d'anni, venne a vedere un regista del cinema, che è Fausto Brizzi, fa commedie, Fausto Brizzi, e mi dice: guarda che vengo, e vengo con Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt, la moglie. E io, va bene, vengono a vedere lo spettacolo, Valsecchi impazzisce per me, vuole conoscere, e parliamo, scopre che sono di Crema. Io sono di Crema. Oh, io sono di Crema. Ma dove Crema? E così, e mi dice: quando torni facciamo qualcosa insieme in Italia. Però ho fatto questo lavoro, lo dico tutti. Io con Silvio Soleil ho conosciuto tanti attori, tanti produttori, tanti registi, James Cameron, Schwarzenegger, Brad Pitt, Johnny Depp, perché vengono a vedere lo spettacolo, poi vengono dietro le quinte a salutare il cast, e io comunque ero uno di quelli che, essendo protagonista comico che fa ridere, magari il loro figlio vuole conoscermi, eccetera, quindi li conoscevo tutti. E Pietro mi dice: quando torni in Italia facciamo qualcosa. Io ho detto: sì, vabbè, tanto. E io continuo il mio tour americano. E invece, ancora prima che tornassi, mi chiama e mi dice: vado a proporti una cosa. E io credevo, non so, un film comico. Lui in tempi faceva i film di Cosarone, I soliti idioti, qualche film comico del genere. E invece mi propone una serie, un ufficio poliziesca, e mi dà una parte anche abbastanza drammatica. E io gli ho detto: ma sei sicuro? Hai visto cosa faccio sul palco? Come che mi metto a fare il poliziotto in una serie, poliziesca? Oltretutto il mio personaggio è di una tristezza pazzesca. E lui: no, fallo. E a me è piaciuto, io ero anche un po' stanco di girare il Silvio Soleil dopo 1500 metri, e ho detto: prendo la palla al balzo, torno a casa, bambino a 4 anni, così è il momento. E sono tornato e mi ho posto questa fiction che si chiama Squadra Mobile con Giorgio Tirabassi, e l'abbiamo girata l'anno scorso. Non dalla prima stagione l'anno scorso su Canale 5, e adesso lunedì abbiamo finito di girare la seconda, che andrà in onda a settembre. Questa è una cosa certa, per cui ti vedremo in Squadra Mobile numero 2, si chiama. Ma anch'io mi chiedo questa cosa: tu sei un attore comico, a Squadra Mobile si vede pochissimo. Come si concilia? È proprio questo il lavoro dell'attore, fare tutto? Sì, ci si prova, io avrei preferito sicuramente fare una sitcom, qualcosa di divertente, però alla fine mi piace, mi diverte, mi ha insegnato molto, perché sei sul set per 6-8 mesi all'anno, sono 16 episodi, 8 puntate, quindi devi girare tanto, giri con degli attori comunque importanti, e inizialmente non è stato per niente facile, però poi... Perché venivo da Cirque du Soleil, dove la recitazione da Cirque du Soleil deve essere molto ampia, deve essere molto espressiva, molto teatrale. Quindi sei un ufficio, devi essere molto credibile. In più sei un poliziotto, quindi il poliziotto, anche se tu fossi un cuoco o non so chi altro, sarebbe stato più semplice, perché puoi dare un'espressività anche magari un po' divertente o meno. Fare un poliziotto ha il peso di dover fare comunque un ruolo istituzionale,
devi stare attento, cioè non è che poi la staffa poliziotto, capite? Quindi infatti ho chiesto aiuto a un mio amico poliziotto di Crema, di qua di Crema, sì, che mi ha invitato in commissariato, mi ha spiegato un po' come funziona e ho cercato di farlo, anzi lo ringrazio perché mi ha aiutato. Carino, questa adesso volevo arrivare a una delle cose più vistose che hai fatto, però hai ragione, la considerazione precisa, il poliziotto, anche per la divisa immagino, è ristretto il campo di recitativo immagino, e poi mi chiedo, ma tu parlavi inglese, eri in America, col servizio lei non so che lingua parlassi, visto che giravi in tutto il mondo, e sei tornato a fare l'attore italiano. Non ci sono stati problemi di idiomi, cioè l'italiano te lo ricordavi benissimo. Beh, non tanto, all'inizio no, venivo dall'America, quindi avevo molto inglese in testa, infatti quando dovevo studiare il copione non... Quando reciti in una fiction puoi cambiare un po' il copione, poi magari un termine non ti viene perché è troppo difficile da dire, magari ne dici un altro, eccetera. Però io non avevo dimenticato completamente il vocabolario, quindi io mi limitavo a studiare quello che mi scrivevano, però non è semplice, comunque studio a memoria, poi devi recitare, poi se senti un rumore dietro ti deconcentri, te lo dimentichi, invece Giorgio Tirabassi diceva a me. Per studiare una scena ci volevano due settimane. Ad esempio Giorgio Tirabassi viene sul set la mattina e dice che devo dire, ok, fammi vedere, e va lì e lo dice, ma come fai? 40 anni di esperienza, ho capito, però cioè, ci vuole metodo. Io per imparare tre linee e due settimane di tempo per studiare e dopo lo sbagliavo pure, capito? Quindi non è... È stato inizialmente difficile, poi è so, intrometto ogni tanto, mi interessa, a parte giustamente un po' di gossip, ma non solo, come dice Giancarlo, mi interessa il modo di lavorare. Penso che comunque c'è, a parte il nome, c'è anche una squadra di attori, il regista, che facendo appunto squadra, scusa gioco di parole, ti danno le indicazioni giuste, nel senso che il lei aveva anche lì un regista, aveva tutta una serie di persone che lavoravano con te. Sul set, dopo passeremo all'esperienza con Zalone, eccetera, ma adesso rimanendo ancora all'esperienza, diciamo, televisiva, come funziona appunto il lavoro di squadra con gli altri attori e il regista o chi per lui. Beh, io sono stato fortunato che ho dei colleghi di squadra molto, molto, molto carini, molto simpatici, quindi comunque ci si divertiva, a volte ci si divertiva troppo, per una serie televisiva non si ha molto tempo per giocare, fare, poi quando hai troppa confidenza con un attore tendi a ridere, a farsi ridere, adesso ti faccio ridere, vediamo se tieni in serio, quindi da una parte è bello avere una bella atmosfera, però quando ad esempio quando lavoravo con Giorgio Tirabassi ero più concentrato perché ho sempre avuto paura di sbagliare, non volevo sbagliare quando recitavo con lui, quindi ero concentrato e tutto, quando lavoravo magari con gli altri che c'era più rapporto, più o meno. E quindi magari fai una battuta appena prima, poi ti guardi, ti scoppi a ridere e il regista diventa una iena perché dopo una o due risate e poi ti dice basta, dobbiamo andare avanti. E quindi, però il rapporto con la Cirque du Soleil è sempre stato bello, ad esempio Cirque du Soleil erano in 53, si formano dei piccoli gruppi, quello che ti stai meglio con quello, con quell'altro, e squadra mobile un po' meno. Sì, era più freddo, era tutta una cosa, nel Cirque du Soleil vivevi 24 ore con queste persone e giravi il mondo con queste persone per tanti anni, qua invece lavoravamo dalle 8 alle 18 o dalle 7 alle 17 e poi chi si è visto che è visto, sì, con alcuni magari sta un rapporto un po' più stretto, però c'è un po' più di freddezza sicuramente. Poi una sera a cena col produttore, mi piace pensare a Natale, con Valsecchi,
si incontra con Checco Zalone, il quale sta preparando il film che poi ha fatto i maggiori incassi di questi tempi, Quo Vado. Lui è a cena, lui c'è a sé, chi è c'è? Checco Zalone, è così. E allora? Sì, eravamo io, Bassecchi e Zio Greggio, che cosa dovrei. E Bassecchi mi fa conoscere Checco e mi dice, Bassecchi mi ha parlato di te, sono andato a vedere le tue cose su internet, eccetera. Sei bravo, divertente, interessante, non mi aveva mai visto in squadra mobile, non guardavo quelle cose. E quindi ci conosciamo, poi ci rivediamo ogni tanto in ufficio, a Taudu, eccetera, e poi a un certo punto un giorno mi dice, ascolta, io mi vergogno a chiedertelo perché è una piccola parte, però mi piacerebbe averti nel mio film. E gli ho detto, ti vergogno a chiedere, anche secondo te, ma secondo te no, è una piccola parte. E allora è nata questa cosa con Cazzalone, ho fatto questa parte che all'inizio era veramente piccola, poi durante sono andato in Norvegia, perché il film era girato anche in parte in Norvegia, e mi hanno aggiunto scene così, e è nato tutto così. Vedete, se la tira, lo dicevo, metti su tutto facile, mentre invece... Ma che parte fa? Ecco, sì, aspettavamo domande del pubblico. Che parte fa? Ah, che parte hai fatto? C'è qualcuno che non ha visto. Ma c'è chi anche l'ha visto ma non mi riconosce, perché ero il ricercatore, ero mio amico Zalone e la ragazza, la protagonista, ero il ricercatore, una delle battute che ha fatto con me è stata quella di Mattarella, no? Quella del... avevo gli occhialini, ero pettinato, capelli molto corti. Però, come ti dicevo a cena prima, quando lavori con Checco Zalone devi essere generoso con Checco Zalone, nel senso che non puoi emergere con Checco Zalone, perché devi far emergere lui, giustamente. Sì, la spalla. La spalla, ma devi stare. Cioè, lui è la caricatura, chi è intorno a lui deve essere il più credibile e reale possibile per far sì che lui funzioni, capito? Domanda ancora una gossip, il film Quo Vado ha un regista annunziante, mi pare. Io ho la sensazione che sia Checco Zalone a comandare, è sbagliato? Sì, abbastanza sbagliato. Sì. Non è che comanda annunziante come dovrebbe comandare un regista, sono tutti e due insieme, però l'annunziante ha anche un suo peso, soprattutto di scrittura, ha delle trovate molto divertenti e così. Io ho una domanda legata all'esperienza con Zalone, dato che tu tutta l'esperienza da comico e anche nello spettacolo del Circo Soleil, con Zalone hai appena detto che ovviamente è dovuto fare una parte della spalla, che nella comicità la spalla è importantissima perché è quella che fa ridere, no? Tu in generale come impostazione di comico ti senti più clown bianco, Augusto, cioè quello che fa cadere o quello che cade? No, io sono il comico, non la spalla, io sono proprio, non mi si può non vedere. Difatti sia in squadra mobile, che non ero un comico, però tendevo magari a spingere un po' troppo e il regista non gli piaceva con l'espressività, con tutto, uguale con Checco, mi sono ritrovato a fare la spalla, è andato benissimo perché comunque fare la spalla capisce anche i tempi del comico, però io sono comico, puro sangue, fatico a fare la spalla perché tendo a mettere in ombra, ma non per la mia bravura, ma sono un uomo nervi, capito? Uno molto attivo. E qua, se non rubo troppo la parola a Giancarlo, che ogni tanto è una maniera di attrice delle cose a casa, puoi raccontarci la tua esperienza con Gabriele Cirilli, che forse ci farà capire come appunto la tua impostazione del comico. Sì, con Gabriele ho iniziato, è stato proprio il mio primo lavoro. Parli spesso di Cirilli. Sì, perché è stato il primo, colui che mi ha dato la possibilità di
intanto è stato il primo a darmi la possibilità, mi ha visto in questa trasmissione che si chiamava Bravo Grazie su Rai 2, era una gara di comici e il direttore artistico era Vincenzo Cerami, lo sceneggiatore di Benigni, e lui presentava, e sia Cerami che Cirilli, Cirilli mi disse, mi chiese di partire con lui il tour estivo, poi sono stato con lui per 3 anni e mi ha dato la possibilità di far palcoscenico in giro per l'Italia. Cirilli, per chi non lo sapesse, è quello di chi? Tatiana? Sì, quello di Zelig che faceva chi è Tatiana. Chi è Tatiana? Sì, 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 sì. E lui, ho girato per 3 anni con lui, poi è finita lui perché mi ha chiamato sempre solo il suo partito. Però gli devo tanto perché mi ha dato la possibilità di cominciare. Scoraggia i giovani o chiunque voglia fare l'attore, è difficile arrivarci. Ci sono rami, l'agricoltura per esempio ha bisogno di braccia, perché fare l'attore, io mi domando, se è così complicato? Però se io faccio le domande, Gabriele, colta la domanda, scoraggia la gente dal fare l'attore, è troppo difficile. No, no, perché se ce l'ho fatta io, che vengo da Romanico, perché non la potrebbe veramente da chiunque. Ci vuole un po' di fortuna, bisogna crederci un po' e non stare a Romanico, quello sicuramente, capito? Se ti vuoi fare l'attore a Crema è dura, non ce la farai mai. Se invece decidi di studiare a Milano, a Roma, cercare, provare, andare fuori a farlo, ce la fa, sicuramente un po' di talento ce l'ho, quello sì, ci vuole anche tanta fortuna, e come dice Mary Strip, il talento sta nelle scelte e io devo dire che in quello sono bravo. Io scelgo e sono bravo. Cerco sempre di sapere dai miei interlocutori. Immagino che il tempo di leggere, di ascoltare la musica e di andare al cinema tu non ce l'hai. O hai delle preferenze in qualche campo letterario o meno. No, beh, per quando ero consigliere di sorella non avevo proprio tempo perché lavori la sera, quindi non c'era tempo. Adesso nemmeno, perché arrivi in casa la sera tardi, c'è il figlio, c'è il bambino, quindi cerchi di stare col bambino, un po' cinema, musica, ma dipende, non sono mai stato uno che avesse qualcosa di specifico, appassionato di qualcosa in particolare, ho tutto e niente, tutto e niente. Non ho veramente un attore, un cantante, mi piace la canzone, mi piace il film, mi piace un attore, quel film, ma un altro non mi piace, non ho proprio. Sono un appassionato dei grandi classici comici come Chaplin, Stallone, Jerry Lewis, Buster Keaton, però non ho. Ho piacere di Christian De Sica in un film, in un altro non mi piace proprio, o chissà chi. Perché la tua passione. Questa è recitare, non c'è spazio per altro, secondo me. Volevo chiederti se puoi dirci qualcosa ti è sfuggito a cena, ma non so se possiamo raccontarlo qui, qualcosa sui tuoi progetti futuri. È possibile saperne? Allora, i progetti futuri c'è Squadra Mobile 2 che esce a settembre, poi sono in procinto di girare una puntata pilota per Mediaset che girerò qui nel territorio cremasco e quindi girerò questa puntata pilota che poi Mediaset deciderà se farla, produrla tutta per Italia 1 o meno e poi la vita dell'attore è sempre provini, fare, non fare. Sai, tanti attori dicono sempre non te lo posso dire per scaramanzia, no? Ma perché non c'è la niente da fare? Perché non... è un bel modo per dire non ti dico cosa devo fare perché non c'è niente da fare. E quindi ti avrei potuto rispondere, non posso dire per scaramanzia. E invece no, adesso ho finito un lavoro, adesso ho un paio di problemi importanti, però poi il lavoro viene e non mi preoccupo. Ma io vorrei chiederti invece con quale regista se domani mattina ti chiamasse, cioè potessi scegliere di andare a lavorare con lui, sceglieresti, dato che mi ha parlato di scelte. Ma quando anche gratis per me. Sì. Qual è stato, qual è l'attore italiano
riferimento, insomma. Regista, mi piace la tipologia, mi piace la regista tecnica di... E come lavora con gli attori? Di Gabriele Cino, che è un mio amico, che è oltretutto mio amico, gli dico, ogni tanto gli scrivo, mando un messaggio, gli dico, fai qualcosa, ma non mi fa niente, quindi proprio... Per me è un regista con cui mi piacerebbe lavorare, perché lavora bene con gli attori, probabilmente per lui non sono un attore, però ci sta. E lui mi piacerebbe perché lavora tanto con gli attori, e questo è fondamentale. E a prescindere dal fatto di che film faccia, da che cosa, però chi lavora con gli attori è fondamentale. E l'attore, faccio riferimento, non so. Gasman, Tognazzi. Non ce l'ho. No, no, guardo tutti, guardo, ne guardo tanti, come ripeto, c'è magari quello che mi piace in quello, un po' meno. Però ti ripeto, mi rifaccio molto a Jerry Lewis, Buster Keaton, questi gli attori molto fisici anche, non solo di parola, molto espressivi, con il corpo, eccetera, quello. Come vorrei che mi dicesse sì, ma ce l'ho una cosa da farmi vedere. Per farvi vedere che tipo di attore sono io, ma non oso chiederlo, mi vergogno. Tira giù due anelli qua e ti faccio un numero di anelli. Sono capace anch'io. Se vuoi ti faccio un pezzo al piano, no scherzo. No, lo farei volentieri, ma non saprei cosa fare, perché il cabaret è da tanti anni che non lo faccio, e quanto aspettativa sarebbe altissima, no? Aspettativa adesso, dopo aver detto tutte queste cose, Zanoni, sarebbe veramente altissima. Quindi poi magari faccio delle chiappe e poi dicono, mamma mia, questo qua non va bene. No, non saprei, perché comunque non sono il tipo che prende il microfono e ti fa un stand-up comedy, un monologo, eccetera. Avrei bisogno proprio di una preparazione un po' più complessa, si dice così. Si dice così, capisco benissimo. Hai parlato di cabaret proprio in finale. Per me è stata meritoria l'iniziativa tua di non so quanti anni fa, me lo direi adesso, all'auditorium di Romanenko. Credo che tutti conosciamo questo luogo. Lui è riuscito a fare una rassegna del comico, se ho capito bene. Certo, avrei chiamato comici di paese, dei dilettanti, dei cantastori. Beh, era una cosa che avevo in mente da tanto tempo e l'ho fatta l'anno scorso. Ho chiesto all'amministrazione comunale se di darmi la disponibilità del teatro, e loro, oltre a darmi la disponibilità del teatro, mi hanno dato proprio anche la loro disponibilità, e questo è una bella cosa. Ho chiamato dei comici nazionali, comici famosi televisivi o anche meno, artisti anche che girano il mondo. E devo dire che la settimana prossima, sabato prossimo, ci sarà l'ultima serata con i Mani Comics Teatro, un gruppo di tre clown, di cui uno è da Sir de Soleil. Ce lo consigli? Ve lo consiglio. Sabato prossimo, 23. Auditorio di Romanengo, i Mani Comics Teatro, con questo spettacolo che si chiama Pigiama Hotel. Non è uno spettacolo di comico televisivo, è un spettacolo molto particolare, divertente. Uno dei tre clown è un clown storico del Sir de Soleil, e quindi secondo me ne vale la pena. Sono contento di aver portato dei comici televisivi, dei comici del teatro comico. È stata una rassegna molto varia, è andata abbastanza bene, no, benissimo, ma anche male, bene, siamo contenti. Con i comici televisivi viene tanta gente, con i comici non televisivi viene un po' meno. Però è giusto dare spazio a tutti, secondo me. Chiaramente noi speriamo che porterai anche a Crema una rassegna del genere, perché siamo tutti curiosi a questo punto di scoprire sempre di più. E io mi metto sempre di traverso a Giancarlo, sono curioso di sapere qual è la tua idea, la tua opinione sul cinema italiano oggi, dato che da un po' di tempo ne fai parte.
Beh, devo dire che sta male, ma un pochettino si sta riprendendo. Qualche film che fa un po' più qualcosa è meglio, gli sta andando un po' meglio. C'è da dire che Checco Zalone tiene in piedi più della metà del cinema italiano, degli esercenti del cinema, eccetera. C'è stata questa polemica che Checco Zalone è facile fare 65 milioni se lo metti in 1400 sale, però non è Medusa, non è la distribuzione che decide in quante sale andare, sono i cinema che richiedono Checco Zalone perché sanno che ne è impiegato. Quindi giustamente il cinema di Crema dice voglio Checco Zalone perché tanto se sta più un mese riempie tutte le sere. E quindi bisogna dare atto a quello, a Checco, no? E in Italia credo che si viene sentito è poco atto a lui di questa cosa, lo si critica, ma secondo me il cinema dovrebbe essere anche abbastanza, cioè, solidale con lui, no? Guadagna 65 milioni, i 65 milioni che guadagna Checco Zalone, non li guadagna Checco Zalone ovviamente, li guadagna il 40% degli esercenti, poi la distribuzione, poi il produttore. Eccetera. Quindi una bella fetta va agli esercenti, cioè il cinema, cioè la gente che lavora nel cinema, se non ci fosse lui ogni 2 anni sarebbe veramente difficile. Poi per il cinema italiano spero è difficile perché credo che comunque a livello culturale si dia poco spazio proprio all'arte. Quindi non solo il cinema. All'arte mi vuole male, sì. All'arte e alla cultura, secondo me bisogna capire che l'arte e la cultura può dare da mangiare a tanta gente, a tanti, no, però non sempre ai soliti, questo deve essere fondamentale, capito? Quindi non voglio entrare in nessuna questione politica, però credo che si può sempre fare di più per l'arte e la cultura, quello sicuramente, e non far finta di dare per far vedere che si... capito? Questo è importante. Io chiedo ancora qualcuna delle curiosità, perché altrimenti noi ci possiamo salutare qui. Io ero sicuro che Pippo se la tirasse. E invece lo scopo stasera è una persona, a parte una persona per bene, è davvero una persona simpatica. Io lo applaudo, non so voi. Quello che stiamo cercando di fare con queste serate è appunto questo, far vedere che la cultura, il cinema, il teatro non è per pochi ma per tutti e hanno dentro tanti mestieri, tanti arti, alcune si conoscono di più, altre di meno e niente, grazie per essere venuti e grazie per aver cercato di saperne un po' di più. Il prossimo incontro è il 5 maggio. Con Michelangelo Severini, un regista documentarista bremasco che attualmente di Vaiano, per la precisione, attualmente lavora un po' in giro per il mondo, verrà apposta per il nostro incontro. Che dire, l'ultima parola se a Giancarlo e a Pippo per salutare. L'ultima parola? Sì, ci deve essere un'ultima parola perché non è affatto obbligatorio. Per me va data a lui. Non c'è la domanda che non ti abbiamo fatto, non c'è il rospo che copi dentro che nessuno ti ha aiutato a estrarre. No. No, io ringrazio tutti, ringrazio. No, non saprei. Niente, grazie a tutti.